L'ultimo incrocio era seconda categoria, ma adesso è tutta un'altra storia. Uni Pomezia e Cori, due grandi realtà della promozione. Si fa avanti per primo il Cori al decimo minuto con Triola che sguscia via, si porta il pallone sul sinistro, risponde bene Santi, ma passano tre minuti e giallorossi vanno in vantaggio. Il lungo lancio in profondità di Gazzi a cercare Capasso che si libera per il destro, il tiro sul primo palo, non è perfetto Santi ed è 1-0 Cori che passa in vantaggio al tredicesimo minuto. È sempre il Cori in avanti al minuto 17, ci prova Martellacci con il destro secco da fuori, tiro centrale, ma al ventesimo il Cori raddoppia, ancora un lungo lancio in profondità di Triola, questa volta per Funari, il pallonetto di prima intenzione ed è rete, 2-0 del Cori, beffato Santi, un grandissimo gol di Funari. Alla mezz'ora prende però coraggio l'Uni Pomezia con Lupi che salta il marcatore, va a cercare ancora l'uno contro uno, ne supera un altro, trova il fondo, poi il passaggio al centro per Pezzera, Gazzi respinge, si salva la difesa del Cori, c'è ancora Vallesi che prova il destro, blocca Ristic e il Cori si salva. Uni Pomezia ancora pericolosa su calcio d'angolo, lo stacco di Zanchi, pallone che non finisce lontanissimo dallo specchio, ma sul finire del primo tempo ancora una palla in profondità di Triola per Funari ed è prodigioso l'intervento questa volta di Santi che porta alla ripresa sul punteggio di 2-0. Uni Pomezia che prova con insistenza a trovare la via del gol, il tentativo di Lupi, l'esterno destro a cercare il secondo palo, pallone alto, ma ci sono le ripartenze veloci del Cori, ottima la triangolazione fra Funari e Paloni, è proprio il neo entrato a mettere il pallone al centro dove c'è Triola, se la giusta sul sinistro e risponde bene Santi, ancora un'occasione per Triola, un quarto d'ora dal termine, calibra il sinistro e il pallone finisce sul fondo di pochissimo. Nei minuti finali brutta la gomitata di Zanchi a Girometta, l'arbitro estrae il cartellino rosso, Uni Pomezia che chiude quindi in 10 uomini, ma nei finali si scatena anche Lupi, qui fra due difensori il destro, Ristic devia in angolo, ma proprio sullo sviluppo di questo corner ancora Lupi si beve un difensore e poi fa un gol dei suoi mettendo il pallone con il destro nel 7, una realizzazione pregevole che però serve a poco, vince il Cori, tre punti preziosi per D'Andrea.